Buongiorno da Fatti e Misfatti. Sono tanti gli argomenti che questa settimana abbiamo affrontato, ma anche rinviato ad una discussione successiva. Perché successiva? Perché mi mancava qualcosa, mi mancavano degli interlocutori. Oggi ho titolato la puntata, come vedete, le stalle e le stelle. Le stalle sono quelle in cui siamo andati a rovistare in questi mesi, settimane di cronaca. E le stelle le ho invitate, sono esponenti del Movimento 5 Stelle e oggi c'è Daniele Pesco, ingegnere, parlamentare, membro della Commissione Finanze della Camera dei Deputati. Ho sottolineato ingegnere perché la gente non pensi che genericamente voi fate politica e basta, lei è ingegnere. E quindi io di fronte a un ingegnere, mio papà era ingegnere, di fronte ad un ingegnere mi levo il cappello, perché comunque ha studiato, sa alcune cose precisamente, perché sono precisi gli ingegneri. Ho una serie di argomenti a raffica che le voglio sottoporre, guardi, comincio dai più scabrosi e poi finisco a quelli più attuali. Il più scabroso che questa settimana mi è rimasto qui, perché non ho sentito... Ne ho parlato ieri, l'altro ieri, però non ho sentito ancora una parola definitiva, sono queste condanne di Grillo. La domanda che le faccio è questa: in Italia è diventata una questione fissa, è diventata una procedura fissa quella di eliminare gli avversari politici con l'uso della giustizia? No, noi allora non pensiamo sia questo, pensiamo che comunque qualcosa di strano ci possa essere stato. Il motivo per cui ha ricevuto questa condanna è un motivo che fa comunque sorridere. L'espressione che ha utilizzato non è un'espressione per nulla irriverente, diciamo, e secondo noi la pena che è stata decisa è veramente, va oltre ogni ragionevole fondatezza. Quindi speriamo comunque che le cose cambino in appello. Non condanniamo tutta la magistratura, perché logicamente sappiamo che molti giudici fanno bene il loro lavoro. In questo caso forse qualche eccesso c'è stato. Speriamo comunque che la situazione si possa risolvere facilmente. Io la vedevo più dalla parte dell'imputato politico. Sa, non condanno tutta la magistratura, naturalmente è sempre un magistrato che emana una sentenza, però è anche vero che quando uno è fastidioso in politica prima o poi gli arriva una cosa incredibile, minore. A certi personaggi è successo molto spesso, a noi è successo questa volta e vedremo come andrà avanti. Cioè che purtroppo la libertà di parola in Italia, la libertà di espressione deve essere tutelata, a volte ci si esprime in modo un po' colorito, a volte per far verità si devono dire per forza certe cose. E secondo noi non è del tutto corretto che ci siano queste reazioni, soprattutto quando si parla poi di temi che riguardano l'ambiente, la salute delle persone, la vita delle persone, veramente sono cose che più informazione si fa meglio è, e l'informazione va fatta in modo corretto, in modo corretta, e secondo noi certe persone prima di esprimersi in certo modo, mi riferisco quindi alla persona... E comunque quello di Grillo era un giudizio politico, perché intendeva dire le multinazionali sono contrarie e chi mi attacca, poi tra l'altro un professore anche lui, uno scienziato, e c'è chi attacca in realtà lavora per le multinazionali, non è una cosa da diffamazione grave, insomma è una cosa politica, se uno non è tutelato su un'espressione politica, è capo di un movimento, non so chi dovrebbe essere tutelato, ecco, questo volevo dire. Poi sono convinto... anche noi purtroppo dobbiamo stare molto attenti anche in aula, sì, innanzitutto... No, innanzitutto anche per quanto riguarda per esempio le nostre interpellanze, le nostre interrogazioni, le nostre mozioni, dobbiamo stare molto attenti a ciò che riportiamo, e di solito ci atteniamo anche esclusivamente a articoli di stampa, facciamo veramente fatica a inserire qualsiasi nostra altra considerazione, e questo comunque se ci pensa può comunque tarpare un pochino le ali al lavoro che vogliamo fare all'interno del Parlamento. Questo poi è vero, però è anche vero che se per fortuna, almeno lì. È anche vero che se dovesse mai essere arrestato, mi auguro di no, naturalmente protesterei in maniera forte su questo, ma se dovesse essere arrestato Grillo, per voi io penso che vi regalerebbero almeno il 5% di voti, perché è talmente pazzesca l'imputazione e la condanna che ci ho pensato, ho detto ma siete pazzi così, ecco. Non facciamo questi conti veramente. No, non li facciamo, queste ipotesi no, però le stalle, ecco, abbiamo toccato la condanna, lei ha molto, si è tenuto molto prudente, giustamente. Ora io voglio andare nelle stalle.
le stalle sono quelle di Mafia Capitale, sono quelle della roba che si è scoperchiata sotto i nostri occhi. Allora le chiedo proprio francamente, lei l'ha visto questo codice degli appalti, questa relazione che Gabrielli ha fatto? È venuta fuori una relazione, il 70% degli appalti a Roma, ma non da questa giunta, da quell'altra, ma da 20 anni vengono dati senza gara, sempre alle stesse ditte. E le chiedo in più anche, che mi ha colpito moltissimo, questa tangente, ma non so, non voglio querere neppure io, però questa fissa cresta per cui il 5% è sempre garantito alle cooperative. Ma non è uno una cosa pazzesca, è tutto scritto e documentato. È una cosa veramente vergognosa che lascia allibiti. Tra l'altro le confido una cosa personale, io ho lavorato negli appalti, sono un ingegnere che si è occupato di lavori pubblici e le posso garantire che se una persona vuole essere onesta anche nello svolgimento di un appalto pubblico lo può fare. Poi magari ci sono dei procedimenti che magari l'impiegato, il funzionario non vede neanche perché volano più alti e parliamo logicamente del livello politico. E questa può essere una cosa veramente scandalosa. Se comunque una persona vuole essere onesta, l'appalto in modo onesto lo si fa, lo si porta avanti. Certo, le ditte non saranno contente come se fossero gestite in modo disonesto, però comunque i lavori si fanno e anzi ci vuole veramente poco per fare in modo che ci sia una vera trasparenza anche nel settore degli appalti. Basterebbe pubblicare tutti i documenti, a partire dal libretto delle misure, dal computo metrico, anche al libro giornale dei lavori. Si potrebbe veramente pubblicare tutto perché l'informatica c'è, gli strumenti ci sono, gli hardware ci sono e quindi sarebbe veramente facile fare trasparenza. Purtroppo in questo paese non si riesce, le cose semplici non passano. Per esempio questa cosa che le ho detto io, che potrei essere accusato, è nella relazione, questa riserva di caccia, la chiamano così, delle cooperative, destinata alle cooperative, la denuncia Cantone, non un passante, la condivide Gabrielli, il prefetto di Roma, ma come mai che questa cosa continua, va avanti? È da moltissimi anni che funziona, È veramente una cosa che ci sconvolge, soprattutto quando pensiamo che queste risorse sono risorse pubbliche create grazie alle tasse pagate dai cittadini. Quindi veramente una cosa scandalosa. E poi sembrerebbe quasi, si verrebbe da dire alla luce del sole, perché se tutti fanno così, se è appurato che tutti hanno fatto così per molti anni, è veramente una cosa che mi viene a dire anche incancrenita nel sistema, e in questo caso a Roma. Ma io sono certo che anche in molte altre amministrazioni avviene la stessa cosa. La stecca all'imprenditore, la stecca al politico la deve dare per forza, e si parla sempre di almeno il 5%, ma secondo me si viaggia anche su cifre più considerevoli, ed è una cosa veramente grave, perché non pensiamo anche alle opere pubbliche, pensiamo anche al ciclo degli appalti e soprattutto dei subappalti, dove le ditte non vengono scelte attraverso una gara, ma vengono scelte tramite amicizia, tramite logicamente fedeltà magari appunto all'imprenditore del general contractor, diciamo. Quindi veramente siamo in una situazione in cui si potrebbe fare molto, ma si fa poco, e quindi poca trasparenza, ci continuano ad essere tangenti e purtroppo si continua così. Vedo che lei è veramente esperto, e allora le sottopongo questo caso. Per esempio in Sicilia, se non si fa un'opera pubblica, se il general contractor non è una cooperativa emiliana, che non è siciliana, è la CMC di Ravenna, cooperativa muratori e carpentieri, allora il general contractor prende l'appalto perché questo garantisce che nessuno toccherà un'opera fatta dalla CMC. Se la prendiamo io e lei ci dicono subito che siamo mafiosi. Poi fa un subappalto a un'azienda locale che noi non controlliamo, che spesso è mafiosa. È pazzesco. Crolla l'opera una settimana dopo, come è successo sul viadotto quello di Agrigento, non parlo di quello ancora più grave tra la Palermo e Catania. Lei l'ha vista queste cose, no? Tant'è vero che voi del 5 Stelle, lo dico per chi non lo ricorda, avete messo i vostri fondi e avete costruito questa strada che tutti ci ridono sopra, perché dicono vabbè, però è una trazzera, è propaganda, però io l'ho fatta ed è meglio la trazzera che niente, ecco, lo dico subito. No, infatti, così, e poi
e fa risparmiare un sacco di tempo ai cittadini che senza questa opera dovrebbero fare un giro lunghissimo per poter arrivare a destinazione. Quindi questa è una delle tante cose che siamo riuscite mettendo da parte una parte del nostro stipendio, quello che noi consideriamo eccedenza, quella parte di stipendio che noi vogliamo restituire allo Stato perché secondo noi non ci appartiene, non ci appartiene, quindi la restituiamo allo Stato e riusciamo a fare grandi cose. In Sicilia si è riusciti a fare una strada, nel resto d'Italia mettiamo da parte i nostri soldi, i deputati e i senatori, per agevolare le aziende, quindi per finanziare il cosiddetto microcredito. Molte aziende hanno già fatto richiesta, mi sembra già 12.000 richieste nel giro di pochi mesi, e piano piano alcune stanno avendo anche successo, nel senso che riescono ad arrivare a compimento. È un processo non facile, perché comunque ci sono degli intermediari bancari, che probabilmente non sono così lesti, diciamo, ad accogliere delle novità, quindi piano piano sta partendo. Noi siamo sicuri che entro la fine dell'anno molte aziende partiranno, piccole aziende logicamente, perché con i soldi che abbiamo dati con il microcredito sono risorse comunque non troppo cospicue, però si riusciranno a creare veramente molti posti di lavoro. Le faccio una domanda sì. Secca, a Roma, ne abbiamo parlato prima, sappiamo sì. Il caos, sappiamo l'illegalità, ce l'ha spiegato il procuratore che, guardi, secondo me non ha sbagliato neppure una virgola, neppure nel titolo Mafia Capitale, però bisogna votare o no? Ah, secondo noi sì, cioè non capiamo quali sono le ragioni che impediscono ad Alfano di sciogliere appunto il comune per infiltrazioni mafiose. Cioè il motivo lo sappiamo benissimo, perché se dovesse cadere Roma è facile che cada anche il governo, perché comunque è una cosa troppo grande per passare inosservata. Quindi il comune di Roma va sciolto, bisogna andare al più presto a elezioni. Noi siamo prontissimi, anzi ci proponiamo come persone in grado di governare la città. Non io parlo come Movimento 5 Stelle, ma intendo veramente questa nuova forza politica che è presente praticamente in ogni città d'Italia, è in grado di governare perché lo stiamo dimostrando. Siamo gente, me lo perdoni, mi viene a dire gente competente, ma in realtà siamo solo gente che hanno voglia di studiare, che studiamo, e ci accorgiamo come invece molte altre persone al governo e nelle istituzioni penso proprio che non lo facciano. Quindi siamo veramente in grado di poter gestire una cosa come appunto il governo della città di Roma, di Roma Capitale. L'altro giorno voglio cambiare tema, perché le ho detto sono tanti temi, voi non siete intervenuti ultimamente perlomeno qua, e io voglio recuperare, perché poi vedo che dite cose che vanno messe a confronto e sono molto interessanti. Per esempio, l'altro giorno io ho titolato provocatoriamente due pensionati per un migrante. Perché? Perché i pensionati minimi, quelli dell'INPS, sono a 502 euro di pensione minima, e un migrante ci costa 900 euro allo Stato. Allora, che cosa ho fatto? Ho fatto questo titolo, però ho pensato immediatamente, mi è venuto in mente, perché leggo, la vostra proposta sul reddito di cittadinanza. A questo punto, nella confusione dei minimi, i migranti, la giustizia sociale, l'ingiustizia del pensionato che dice ma come valgo mezzo migrante, io sono stato in questo paese tutta la vita, ho pensato che la riforma del reddito di cittadinanza potrebbe in qualche caso farci capire quanto dobbiamo spendere per forza socialmente e quanto potremmo spendere e a che cosa dobbiamo rinunciare, caso mai scegliessimo quella strada. Lei che pensa? Dottor Liguori, gliela posso fare una piccola critica? Perché il titolo che ha fatto è un pochino fuorviante, nel senso la rappresentazione matematica ci sta, però dobbiamo ricordare che tra i soldi che vengono dati ai migranti c'è un personaggio molto incombente, molto potente, che si chiamano cooperative, anche in questo caso, cooperative disoneste. Lei dice il pensionato prende 500 euro, ma il migrante non prende 900 euro, diciamo che 600, 700 le prendono queste intermediazioni illegali, quello voleva dire. Che utilizzano questi 35-38 euro al giorno in modo, in modo disonesto, perché non si può lasciare una persona a vivere in una situazione disagevole, con 2 euro al giorno da spendere per poter fare la spesa nei negozi convenzionati logicamente con la cooperativa. E questo veramente ci fa capire come Mafia Capitale, come tutte le altre realtà sparse in Italia che si approfittano di queste cose, lo facciano veramente in modo disonesto, perché utilizzare questi soldi per guadagnarci sopra è veramente, per guadagnarci troppo sopra, diciamo,
è veramente una cosa che va al di là di ogni immaginazione. Abbiamo il problema dell'immigrazione, che è un problema gravissimo, che è un problema che sta appunto investendo tutta Europa. Gestirlo in questo modo così vergognoso veramente mi fa un pochino vergognare di essere italiano. Quindi abbiamo i pensionati, come ha ben detto lei, che vivono con una pensione minima da fame, e abbiamo invece realtà che invece dovrebbero dare un pochino di dignità a delle persone che arrivano in Italia scappando da guerra, fame e siccità, diciamo, che vengono trattate in questo modo, veramente una cosa vergognosa. Noi siamo qui per questo, per vigilare, per cercare di portare fuori queste cose. Lei mi ha fatto una critica, in Parlamento riusciamo a fare. Lei mi ha fatto una critica giustissima, che io condivido, la approvo, ha fatto bene a farmela. Mi scusi. No, ha fatto bene, non si deve scusare, ha detto una cosa giusta. Io le faccio una critica però, inconscia, al suo inconscio. Lei ha detto non ci dovrebbero guadagnare, poi si è corretto e troppo. Ha detto non ci dovrebbero guadagnare troppo, perché giustamente lei sa come me che guadagnare non è un reato, tutti lavorano per guadagnare, però invece in questo caso il troppo leviamolo, perché queste persone non fanno un'attività imprenditoriale, sono un'attività sociale, di volontariato. Dovremmo aprire un libro. Non ci dovrebbero guadagnare anche nulla, un euro è già troppo, perché? Sì, ma guardi, se si è seguito i lavori che abbiamo fatto in Parlamento, è passata da poco la riforma sul terzo settore. Sì. E in questo caso vogliono proprio trasformare le cooperative e farle diventare delle società, diciamo delle nuove entità, a metà tra le cooperative sociali e le imprese, dove comunque potranno distribuire degli utili. Quindi alla fine non c'è più neanche l'oggetto fondante della cooperativa, cioè l'esclusione della possibilità di fare utile. Quindi veramente questo governo sta prendendo la deriva, sta veramente cercando di trovare il profitto dappertutto, soprattutto anche in settori come questi dove il profitto non ce ne dovrebbe essere. Sta facendo un grande vantaggio alle multinazionali di cui parlavamo prima. Per non parlare del terzo settore. Ha ragione, sposto ancora l'argomento, mi perdoni ma siamo in piena bagarre per il Senato. Certo. La regia penso che abbia l'ultimissima dichiarazione del Presidente del Consiglio Renzi, la sentiamo un attimo, poi lei mi commenta quello che sta succedendo. Ce l'avete Renzi? È possibile? Me la mandate. La tecnicalità con la quale una riforma che è storica e importantissima viene poi definita, a mio giudizio è sicuramente molto importante per tutti noi, ma non è così rilevante da dedicarle 2 mesi di discussione. Cioè io vedo alcuni cittadini che mi domandano, scusa io sta storia non l'ho capita bene, ma com'è la storia? Allora diciamola così, con il nuovo Senato ci sono meno politici, le regioni hanno poteri più chiari, meno forti, i consiglieri regionali prendono meno di quello che hanno preso fino ad oggi e il procedimento di legge è molto più semplice. Che questo avvenga con un articolo o l'altro per noi è indifferente, abbiamo soltanto detto che si può cambiare opinione rispetto a una doppia lettura conforme, cioè al fatto che Camera e Senato hanno detto le stesse cose, soltanto se si è tutti d'accordo. Questo prescrive l'esperienza e la consuetudine parlamentare. Mai è accaduto che si sia fatto una modifica senza questo elemento. Dopodiché, tra una settimana vediamo, andiamo in aula, a chi dice ma state facendo troppo veloce. Ora, non per cattiveria, ma questa riforma è attesa da 70 anni. Ecco, c'ho 2 minuti, c'è tutto in questa replica di oggi, di poco fa, di Renzi, la velocità, la strozzatura della discussione. C'ho 2 minuti per lei. Guardi, io lo sa la sensazione che provo, è il timore, perché una persona così a me mette paura. E noi siamo qui e dobbiamo comunque cercare di reagire nel modo più discreto possibile a favore dei cittadini. La riforma del Senato è una riforma che può sembrare una cosa intelligente, tagliare le tavole, tagliare le camere, farle diventare una sola camera, ma in realtà chi ne risentirebbe di più sono i cittadini, perché avremmo delle leggi fatte male, fatte in modo veloce. Attualmente abbiamo un controllo doppio, tra l'altro se ci fa caso, dottor Liguori, abbiamo una Camera dove noi siamo riusciti ad abbassare l'età e abbiamo un Senato dove abbiamo comunque persone un pochino più anziane, quindi abbiamo anche una visione diversa per le cose e riusciamo a fare un esame attento in modo diverso e questo ci permette di fare delle leggi con più raziocinio. Ora,
avendo una Camera sola, che sarebbe appunto l'oggetto della discussione, abbiamo una discussione più ristretta. Avremmo un governo capeggiato da persone appunto che possono, si può avere il rischio di avere ancora persone come Renzi, e soprattutto abbiamo una Camera che comunque eseguirebbe tranquillamente i voleri del primo ministro. Quindi avremmo una caduta dell'oblio della democrazia che fa veramente ci fermiamo, paura. Credo che lei abbia detto la sintesi della vostra posizione. Io non ho paura di Renzi, non penso che cadrebbe la democrazia, sì, però lei ha detto la sua, perché siete contrari all'abolizione di una delle due Camere? E comunque è importante seguire cosa succederà al Senato in queste ore, perché tutto sta avvenendo molto velocemente. La ringrazio, Pesco, spero di averla altre volte ospite. Io le sottopongo, come dire, un'agenda di problemi e lei mi dà l'identificazione. Siccome ogni giorno spesso tornano sempre quelli, mi darà un'identificazione più precisa. A me fa piacere, o lei o un suo collega, a me fa piacere sentire anche la vostra voce. In questo momento è importante. Avete il 25% della rappresentanza, 1 su 4 degli elettori vi ha votato. Dovete assolutamente dire la vostra. La ringrazio, grazie. Do appuntamento a questa, per la replica, questa puntata va in onda alle 21.15 in replica su TG.com, vi do appuntamento naturalmente a domani alle 13.30 con Fatti e Misfatti. Buona giornata, vi lascio le notizie di TG.com.